Al Festival del Lavoro 2024 il segretario generale della CISL, Luigi Sbarra. Segretario, la CISL sostiene una proposta di legge di iniziativa popolare sulla partecipazione dei lavoratori alla gestione degli utili d'impresa. Cosa vuol dire dunque avviare una governance partecipata in azienda? È una grande sfida, un processo importante di innovazione delle relazioni sindacali per aprire una stagione di rigenerazione del rapporto tra capitale e lavoro, tra imprese e lavoratori. Pensiamo che questo tempo ormai è maturo per dare una spinta forte ad attuare l'articolo 46 della nostra Carta Costituzionale, che i padri fondatori vollero per assicurare il diritto delle lavoratrici, dei lavoratori a collaborare, a partecipare, a cooperare con gli indirizzi, le scelte, gli utili delle aziende. Pensiamo che questa sfida ha ragione in questa fase, perché attraverso il modello partecipativo noi possiamo rafforzare la contrattazione collettiva ed incrociare le tante sfide che il Paese ha davanti. Attraverso la partecipazione noi possiamo contribuire ad alzare salari e retribuzioni, a dare maggiore qualità e stabilità al lavoro, ad investire meglio sui temi della salute e della sicurezza negli ambienti lavorativi, a recuperare produttività per le nostre aziende, perché le imprese più produttive sono quelle più competitive, più innovative, che possono anche redistribuire parte della produttività per migliorare le retribuzioni ed eventualmente anche per ridurre l'orario di lavoro. La partecipazione può essere uno strumento importante anche per frenare atti di pirateria industriale, di delocalizzazioni selvagge, attraverso un ambiente, un sistema, una cultura di responsabilità tra le imprese e i lavoratori. Parliamo di sicurezza sul lavoro. Quali sono, secondo lei, gli strumenti migliori per azzerare le morti sul lavoro? Il tema è complesso, sedimentato, antico, ce lo trasciniamo ormai da lungo tempo. Penso sia necessario e importante, così come stiamo sostenendo al tavolo di confronto col governo, al Ministero del Lavoro, definire alcune misure urgenti. In parte abbiamo già conquistato primi risultati nel decreto Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza approvato qualche settimana fa. Noi abbiamo assunto impegni per aumentare verifiche, controlli, ispezioni nei luoghi di lavoro. Il governo, come dire, si è impegnato a reclutare 766 nuovi ispettori tecnici della prevenzione. Stiamo definendo una misura importante, la patente a crediti, che ha come obiettivo quello di investire sulla qualità delle imprese. Noi pensiamo che è uno strumento importante, ma dobbiamo allargarlo a tutti i settori. Abbiamo assunto al Ministero del Lavoro un impegno che lungo tutta la catena degli appalti si riconosca il contratto maggiormente comparativamente rappresentativo sia per la parte economica che la parte normativa. Quindi ci sono primi risultati prodotti dal dialogo e dal confronto col governo, con la Ministra del Lavoro. Importante, bisogna fare di più. Secondo noi, per esempio, bisogna allargare, estendere le procedure degli appalti pubblici anche ai grandi cantieri privati, bisogna dare più potere ai nostri rappresentanti sindacali alla sicurezza nelle aziende e nel territorio, e poi bisogna fare un grande, potente piano nazionale sulla formazione, perché serve realizzare un grande salto culturale che deve partire dagli ambienti lavorativi. Come CISL sosteniamo che serve definire un accordo per investire almeno 4 ore di formazione al mese tra
tra i lavoratori e gli stessi datori di lavoro, e questo va coniugato con un altrettanto investimento che dobbiamo realizzare nella scuola, quindi investire di più sulla formazione, sulla prevenzione, sulla conoscenza, sull'apprendimento, sul sapere, per spezzare questa lunga scia di sangue. Grazie mille. Grazie a voi.